Buongiorno, buongiorno, buonasera a tutti e benvenuti al nostro nuovo webinar organizzato in collaborazione con Butterfly e Wurst Electronics. Sono Leonardo Nanetti, responsabile della distribuzione di Rohde & Schwarz per il Sud Europa. E qui con me oggi sono Luigi Lo Russo di Rohde & Schwarz, Insights Sales Engineer, e Angelo Strati di Wurst Electronics, Buongiorno. Application Engineer, e Gianmarco Moroni, presidente e fondatore di Butterfly. E, prima di iniziare il seminario vero e proprio, come al solito, una breve introduzione sulle nostre aziende. Cominciamo quindi con Rohde & Schwarz. Rohde & Schwarz è un'azienda tedesca che è nata a Monaco di Baviera nel 1933 ed è ancora di proprietà delle famiglie Rohde & Schwarz. Siamo presenti in più di 70 nazioni e abbiamo più o meno un fatturato di 2 miliardi e mezzo di euro, con 12.000 dipendenti. In Italia invece siamo in Italia dal 47, abbiamo le due sedi, una a Roma e una a Gorgonzola, praticamente Milano. E ecco qua, gli ambiti in cui operiamo sono chiaramente il test and measurement, ma abbiamo anche una divisione che si occupa di broadcast and media, quindi per esempio non so, di trasmettitori TV, e anche di una divisione che si occupa di aerospace and defense and security, e una nuova nata che è la network and cyber security. Poi chiaramente abbiamo la nostra divisione di service che si occupa di calibrare e mantenere tutti gli apparati di tutte le nostre divisioni. Qua sono alcuni dei prodotti sviluppati dalle varie divisioni, quindi dal in basso a sinistra dal sistema di drone detection, in centro in basso alla software defined radio, sull'estrema destra c'è il body scanner. Il body scanner è un dispositivo costruito su tecnologia millimetrica che serve per il controllo degli accessi, per esempio, negli aeroporti. Quindi, diciamo, è l'evoluzione del metal detector. Poi abbiamo tutti i sistemi ENC ed OTA, compresi di camera, antenne, ricevitori, e anche, diciamo, i tester per le nuove tecnologie, come la tecnologia 5G, quindi tester di telecomunicazioni 5G. Sempre parlando di prodotti, sono molto anche felice così di informarvi che 10 anni fa, 10 anni e mezzo fa, Rohde & Schwarz ha introdotto il primo oscilloscopio Rohde & Schwarz sul mercato e dopo 10 anni siamo stati in grado di costruire una famiglia completa di oscilloscopi, partendo dall'oscilloscopio portatile a batterie, quindi esatto, alimentato a batterie e con i canali isolati, fino ad arrivare agli oscilloscopi ultra high bandwidth per appunto applicazioni tipo high speed serial data. Prima di lasciare la parola a Gianmarco per la presentazione di Butterfly, due note tecniche sul sistema che noi utilizziamo. Noi utilizziamo appunto GoToWebinar. Il vostro microfono è disabilitato, però potete parlare con noi attraverso la chat. Quindi vi invito a diciamo, inserire le vostre domande, sia che siano dal punto di vista tecnico, quali non sento, oppure ho qualche problema di questo genere, ma soprattutto inerenti al seminario vero e proprio. Quindi se avete domande, prego, fatele nella chat, noi le collezioniamo, quindi noi le salviamo e poi dopo le andremo a diciamo, esporre a Luigi ed Angelo durante la fase di domande e risposte alla fine del seminario vero e proprio. Bene, io intanto vi ringrazio ancora per la numerosissima partecipazione e passo la parola a Gianmarco per la presentazione di Butterfly. Bene, buongiorno a tutti, grazie Leo per avermi passato la parola. Ciao Luigi Angelo e ben collegati a tutti. Per chi mi conosce, io sono Gianmarco Moroni, fondatore e presidente di Butterfly. Qui lascio qualche link per collegarmi, per potervi collegare al mio profilo. Terrò questa presentazione veramente rapida di poche slide. Butterfly è una società fondata inizio 2002. Siamo praticamente dietro l'aeroporto di Bologna, siamo totalmente autonomi per quanto riguarda vendite, marketing, amministrazione e logistica. Abbiamo una copertura nazionale per l'attività presso i clienti e dal 2013 vendiamo online con una copertura europea. Per quanto riguarda le aree su cui noi siamo principalmente operativi, si tratta ovviamente del settore dell'elettronica, quindi ricerca e sviluppo, produzione elettronica, enti di ricerca e didattica, enti governativi, grandi aziende che fanno manutenzione di impianti industriali ed esclusivamente tramite il sito possiamo fornire pa una buona parte del nostro catalogo anche all'utenza privata.
Per facilità abbiamo diviso il nostro catalogo in due macro divisioni, una che si occupa di sistemi di misura e termografia e l'altra che si occupa di sistemi di protezione personale antistatici e di saldatura manuale. Ovviamente sul sito è praticamente tutto presente. Oggi, collegato al discorso anche che faceva Leonardo dei 10 anni, eccetera, a parte che l'avete già ricevuto nella mail, ma lo trovate anche nei download dei documenti, la brochure con tutta la strumentazione scontata, quindi in promozione, abbiamo deciso di riconoscervi questa fedeltà a seguirci nel webinar, applicando un ulteriore sconto del 10% fino al 30 aprile su tutta la strumentazione già in sconto, quindi è lo sconto dello sconto. E contattateci per sapere come fare appunto a fare l'ordine del prodotto che eventualmente vi interessa. Io con questa slide ho concluso, sono insieme agli altri nella parte delle domande per darvi il supporto e passo la parola ad Angelo. Grazie mille, ci sentiamo dopo. A te, Angelo. Allora, buongiorno a tutti, io sono Angelo Stradi di Wurth Electronic. Dovreste a breve vedere la presentazione. Sì, ok. Allora, dunque mi ripresento, sono Angelo Stradi di Wurth Electronic, sono un Field Application Engineer, quindi mi occupo di tutta la parte di progettazione elettronica e risoluzione delle problematiche tecniche e anche con un particolare focus alla compatibilità elettromagnetica, quindi risoluzione di tutte quelle che sono le problematiche EMC. Allora, giusto per presentare il mondo Wurth Electronic, anche se immagino che la totalità di voi già ci conosce, insomma, Wurth Electronic fa parte di, si occupa della vendita, ma anche della realizzazione e della produzione di tutta una serie di componentistica elettronica da scheda, principalmente passiva, quindi tutta la parte che riguarda gli EMC components, ferriti, bobine di moto comune, ferriti da cavo, da scheda, materiale schermante, piuttosto che ovviamente tutta l'altra parte che invece è caratteristica classica dei vari circuiti elettronici, quindi condensatori, elettrolitici, polimerici, ceramici, piuttosto che X2 o Y, e poi ovviamente il nostro core business che è la parte di induttori di potenza, ma anche trasformatori, piuttosto che le bobine wireless, e più tutta la parte, diciamo, di comunicazione, LAN transformer, RJ45, e anche la parte di LED e di power modules, quindi di fatto i DC-DC integrati. Recentemente, diciamo circa 2 anni fa, abbiamo acquisito la Amber Wireless e quindi adesso siamo anche sul mercato in maniera diretta con i nostri fondamentalmente venditori che si occupano di promuovere quindi la vendita di tutti i moduli Wi-Fi, Bluetooth, sensoristica, sensori MEMS, sensori di temperatura, giroscopi, piuttosto che ovviamente tutta quelle che sono le evaluation board con a bordo tutti questi appunto sensori e moduli radio. E poi vi ricordo anche esserci tutta la parte di elettromeccanica, quindi di connettoristica, portafusibili, dip switch, rotary switch, i Red Cube per la parte di alta corrente. Per quello che riguarda la mia attività, vi do giusto qualche informazione che riguarda il supporto tecnico. Vi ricordo che il nostro servizio, quindi inteso quello dei FAE, è un servizio interamente gratuito, quindi che siano la possibilità di presenziare in camera anecoica, nei laboratori EMC, insieme a voi per cercare di risolvere il problema, piuttosto che venire in loco da voi nella vostra azienda per fare un po', diciamo, un'analisi, una review del vostro progetto nell'ottica anche di ottimizzazione delle EMC, ma come vedrete poi da questo seminario abbiamo tutte le competenze per poter parlare anche della progettazione elettronica di base, piuttosto che ovviamente tutti i servizi di campionatura o webinar o seminari, insomma, in presenza quando ci saranno tempi migliori, ovviamente. Tutto questo è ovviamente un servizio che facciamo interamente gratuito. Allora, di cosa andiamo a parlare oggi? Andiamo a parlare di filtri di uscita e li metteremo in relazione
ai DC-DC converter per capire non solo gli effetti benefici che comunque il filtro dà e perché va messo questo filtro, ma cercheremo anche di fare un'analisi prettamente elettronica, come dicevo prima, per capire se questo filtro deve essere messo in relazione con quella che di fatto è la rete di retroazione del mio converter. Intanto cerchiamo di capire perché ci serve questo filtro. Questo filtro è necessario principalmente per due motivi. Il primo è quello di filtrare il ripple in uscita al mio converter. In particolar modo sappiamo che l'induttore, no, genera un certo quantitativo di ripple. Questo ripple che cosa fa? Casca nella ESR del mio condensatore in uscita, ok? Generando altro ripple, ovviamente, quello che succede è che la misura, o meglio, il valore di tensione in uscita viene relativamente sporcato, generando un rumore che di fatto si propaga ad alta frequenza, perché chiaramente il ripple muovendosi con la frequenza di switching, ed essendo un rumore che attraversa tutta l'onda triangolare, no? Andando a misurare il periodo con un oscilloscopio, ci accorgiamo che questo è tutto un rumore ad alta frequenza, no? Inoltre, perché è importante dover filtrare questo ripple? Fondamentalmente per far sì che il nostro carico, sia il più possibile insensibile al rumore, cioè nel senso sia depurato dal rumore stesso, soprattutto quando andiamo a pilotare dei carichi che hanno questa necessità, che hanno questa esigenza. Ecco perché è necessario quindi trovare una struttura che mi filtri bene questo rumore. E dato che è un rumore ad alta frequenza, chiaramente la struttura più comoda è un filtro passabasso LC. Ricordiamoci sempre poi che a parte del ripple, nel ramo di uscita di un converter, così come in generale su tutta la struttura del converter, ci sono i cosiddetti parassiti. Ogni oggetto attivo e passivo ha i suoi parassiti. Questi parassiti concorrono per generare dei circuiti risonanti a una certa frequenza, quale una frequenza molto elevata, perché comunque sono le armoniche successive del DC-DC, e in generale i valori di questi parassiti sono bassi, tale per cui la loro frequenza di risonanza è elevata. Questa frequenza di risonanza, chiaramente, questo circuito risonante, chiaramente non è un bene per il funzionamento del DC-DC stesso, e quindi il filtro di uscita si occuperà anche di filtrare tutto questo rumore che si propagherà verso l'alta frequenza. Qui avete un banale esempio su una misura fatta su il convertito sul condensatore in uscita a un convertitore buck. Come vedete, abbiamo una condizione di 5 volt 1 ampere in uscita, una frequenza di switching di 2 MHz e un condensatore di 2,2 microfarad. Vedete come il ripple, che di fatto è proprio questa parte qui, sia abbastanza evidente, e che la risonanza, diciamo, del circuito parassita che ho mostrato prima, è una risonanza ad alta frequenza. Se anche doveste, diciamo, provare a fare uno zoom in quest'area qui e misurare quindi la distanza in frequenza che c'è tra i due picchi, scoprireste che come vedete qui, la frequenza di risonanza è esattamente quella di 62 MHz, quindi ad elevata frequenza. Ok? Bene, come si dimensiona? Beh, fondamentalmente la logica di funzionamento è sempre la stessa, perché è la stessa, diciamo, che potete utilizzare anche per i filtri di ingresso, cioè partite da un valore di attenuazione, ok? Trovate una frequenza di cutoff rispetto alla frequenza di switching, ok? E dopodiché avrete che da quella frequenza in poi il filtro comincerà ad attenuare. Quindi, considerando questo esempio, no? Abbiamo scelto 32 dB di attenuazione, la frequenza è 150 kHz, la frequenza di cutoff del mio filtro è di 23. Ora, questo cosa vuol dire? Semplicemente io sto mettendo in relazione questi tre parametri attraverso una formula, in modo tale da trovare qual è, questi due parametri, pardon, in modo tale da trovare qual è il terzo valore risultante che mi dirà qual è appunto la frequenza a cui dovrà tagliare il filtro. Badate bene che quando
in letteratura trovate scritto mettetevi a una decade prima della frequenza di switching. Che cosa vuol dire? Vuol dire semplicemente 40 dB di attenuazione del mio filtro, ok? A questo punto, una volta trovata la frequenza di cutoff, si va a tunare il mio filtro scegliendo quelli che sono i valori induttivi e capacitivi. In generale, il suggerimento è questo: quello di avere una L piccolina, in modo tale che non si va a inficiare sulla funzione di trasferimento del mio power converter, ok? Quindi del blocco di potenza. E come secondo aspetto, il condensatore di filtro deve essere scelto più grande rispetto al condensatore di uscita del mio converter. Questo perché? Questo perché mi permette di avere una funzione di trasferimento, come vedete qui, che è da un punto di vista ohmico, quindi di impedenza, più piccola, ok? Da un punto di vista di attenuazione sicuramente più grande, ok? Cioè attenuo di più con un condensatore di filtro più grande. Questo lo potete intuire anche in maniera empirica. Ma questo perché mi serve? Mi serve perché io devo far sì che la mia impedenza del filtro sia sempre più bassa rispetto all'impedenza di uscita che avrete da questo lato del mio converter. Ok? Questo è molto importante perché in questo modo eviterete delle oscillazioni indesiderate che possono generare non solo disturbi, ma anche malfunzionamenti elettrici. Quindi per dampare questo filtro qua, oltre alla regola di scegliere, diciamo, per fare in modo che la funzione di trasferimento del mio filtro sia sempre più bassa della impedenza di uscita del converter, oltre a scegliere quindi il condensatore di filtro elevato, l'idea è quella di inserire un gruppo RC che mi permette di fare da dumping di questo picco, in modo tale da avere una funzione di trasferimento del filtro sempre, diciamo, ridotta e che non abbia questo picco che mi può generare instabilità. Ok? Quindi sicuramente la resistenza mi serve per smorzare, però se mettessi solo la resistenza avrei tanta dissipazione di potenza, quindi ci metto un condensatore che bloccherà la continua. Ok? E ovviamente c'è una regola di dimensionamento di questo gruppo RRC. Naturalmente possiamo anche sentirci, non approfondisco la cosa perché diciamo c'è tutta una spiegazione, però ecco, possiamo sentirci privatamente. In generale, questo gruppo noi abbiamo realizzato un foglio Excel che vi permette di calcolare immediatamente sia il filtro che questo gruppo RC. C'è chi preferisce anche utilizzare un duale di questa struttura qui e quindi mette una resistenza in parallelo all'induttanza con un altro induttore invece che anche qui deve essere più grande di questo induttore L2 di filtro. Ok? Bene, quindi siamo partiti dicendo che okay, abbiamo la necessità di identificare un filtro, bene, per ridurre l'eventuale ripple del nostro rumore. Che cosa facciamo? Andiamo a inserirlo nel nostro ramo di uscita. Nel ramo di uscita, però, sappiamo bene esserci un altro blocco, che è il blocco di misura per poi andare a effettuare la retroazione del mio converter. Ci ricordiamo che i convertitori di potenza devono essere dei sistemi retroazionati perché se ci sono delle variazioni di carico o anche delle variazioni di linea, ci deve essere un blocco che sente queste variazioni e poi regola di conseguenza per mantenere l'uscita costante. Quindi chiaramente ci sarà un blocco retroazionato. Questo blocco retroazionato, chiaramente, questo control loop, come sarà fatto? Avrà una risposta in frequenza sicuramente e una parte di DC gain a bassa frequenza, quindi una parte costante fondamentalmente. Ho un blocco di misura, che di fatto è un banale partitore resistivo. Questo partitore resistivo misura una tensione, la porta, diciamo, a un blocco che vedremo successivamente fatto da un amplificatore differenziale con delle capacità e resistenze che fa un confronto con una tensione di riferimento, quindi confronta la tensione di uscita con una tensione di riferimento e comanda un sistema di fatto che poi non è altro che essere un flip-flop che va ad aprire o chiudere il MOSFET per andare poi a regolare ovviamente la tensione di uscita. Naturalmente tutto questo sistema deve essere stabile, cioè io devo rispettare un determinato criterio, che è il criterio di Bode fondamentalmente, che mi dice che cosa? Guarda, per avere un sistema stabile,
cioè che a seguito di una variazione della tensione in uscita, tutto il blocco compensazione regola perfettamente e la mantiene stabile. Per mantenere tutto questo e fare in modo che funzioni nella maniera corretta, ovviamente devi rispettare una regola. Qual è? Devi avere che il tuo blocco di potenza attraversi lo 0 dB, il blocco di potenza, che tutto il sistema retroazionato abbia un margine di guadagno con una pendenza di meno 20 dB per decade, quindi deve attraversare lo 0 dB con una pendenza di meno 20 dB per decade, e la fase, il margine di fase deve essere invece, diciamo, tra, noi consigliamo sempre tra 45 e 70 gradi. Cioè, cosa vuol dire? Il valore della fase calcolato alla frequenza di crossover del margine di guadagno deve avere un valore che è sottratto a 180, sia un valore compreso tra 45 e 70 gradi. Okay? Oggi ci sono modernissimi tool, lo vedremo anche dopo con l'oscilloscopio con Luigi, che vi fanno direttamente il calcolo, cioè vi dicono: guarda che è il tuo margine di fase, quindi traspongono praticamente la curva di 180 gradi, e quindi vi dicono: il tuo margine di fase è tot. E quindi, se diciamo ci manteniamo tra i 45 e i 70 gradi, diciamo per misure, per storicità, possiamo anche dire questa cosa, il sistema si mantiene stabile. Cosa vuol dire al contrario un sistema instabile? Significa semplicemente che quello che succede è questo: nel momento in cui avete una variazione di carico, positivo o negativa, di corrente che sia, quindi un assorbimento, il vostro sistema cercherà di regolare. Se non riesce, quello che vedete sono delle oscillazioni indesiderate che possono essere più o meno grandi. Questo dipenderà un po' da quanto instabile sarà il sistema. E chiaramente questo cosa vuol dire? Vuol dire che dall'altra parte il mio carico non sta vedendo una tensione e una corrente pulita, sta vedendo un sistema che è fortemente instabile, e questo può provocare, diciamo, malfunzionamenti elettronici. Bene. Ora, come vengono realizzati i blocchi di compensazione? Beh, allora, in generale si devono considerare i modi di controllo del mio converter, cioè in generale devo considerare se sto considerando un buck retroazionato in current mode o retroazionato in voltage mode. Ora, il voltage mode è storicamente il più conosciuto, nel senso che è la prima tipologia di controllo che è stato utilizzato. Aveva un difetto: era molto lento per quello che riguardava la regolazione del carico, era molto semplice da progettare, ma molto lento. Il current mode invece è un sistema che mi dà una buona regolazione del carico, ok? Quindi la suscettibilità audio è anche molto elevata. E non solo, dato che è composto di due loop, un loop in corrente e un loop in tensione. Il loop in corrente è un loop che non ha né pole né zero, perché di fatto che cosa fa? Attraverso un resistore o, diciamo, moderne tecniche, si possono utilizzare per correnti più elevate anche soprattutto nelle topologie isolate, i current sense transformer. Però, diciamo, nei buck comuni si utilizza la classica resistenzina di shunt. Cosa succede? Che questa resistenza, questa misura in corrente, forza l'induttore a lavorare come un generatore di corrente. Quindi, di fatto, non essendoci poli e zeri, io ho un sistema per il mio buck che di fatto è un sistema a one pole dynamics, e questo ci avvantaggia molto per quella che è il blocco di compensazione, mentre per il blocco di tensione, vedete, è un po' più complicato. Il vantaggio del current mode, come vi dicevo, non è soltanto quello di farmi lavorare il buck mode in one pole dynamics, ma è quello appunto di mantenere una buona regolazione di carico, ma soprattutto il controllo del cortocircuito. Cioè, se il sistema va in cortocircuito, per come è fatto il loop di corrente, e quindi il current mode, riesce a mantenere una buona regolazione. Ed inoltre un grandissimo vantaggio è quello che, se io anche passo in DCM, da CCM a DCM, il controllo non deve essere cambiato, ma rimane lo stesso perché riesce a bilanciare, visto che non c'è dipendenza da Vin. Insomma, sono tutti, diciamo, grandi pregi. Qual è il difetto? Il difetto è che è molto complesso, costa tanto diciamo, sia a livello economico sia a livello di complessità di gestire i due loop, a discapito però di tutti quei vantaggi che vi ho detto prima. L'obiettivo quindi qual è del blocco compensatore? L'obiettivo del blocco compensatore è quello di ottenere una funzione di trasferimento che abbia questo andamento in rosso, cioè un guadagno integrativo con un DC gain alle basse frequenze molto elevato. Questo significa che io riesco a crossare bene lo 0 dB con il meno 20 dB.
a meno 20, con una pendenza a meno 20 dB. Se questo è il blocco di potenza e questo è il blocco che voglio raggiungere, il mio compensatore non dovrà far altro che avere una funzione di trasferimento di questo tipo. Ecco perché, diciamo, il sistema più semplice è esattamente questo blocco differenziale con questa struttura. Ok, la stessa analisi si può fare ovviamente se per esempio andiamo a considerare una funzione di trasferimento come quella del buck boost, ok, in questo modo qui con un voltage mod, ok? Bene, cosa succede adesso? Appurato quindi come, diciamo, da una parte ho il controllo, da una parte ho il mio blocco di potenza e poi ci aggiungo il filtro, ok? Che cosa succede? Succede che io devo stare attento a come posiziono questo filtro. Perché? Perché naturalmente il mio filtro, che ha i suoi parassiti e ha una sua resistenza, in particolar modo nell'induttanza, può generare dei voltage drop che vengono sentiti dalla rete di retroazione e potrebbe portare a, diciamo, dei cambiamenti nella struttura del margine di guadagno e del margine di fase. Chiaramente questo può succedere sempre? No, ovviamente dipende da come è fatto il sistema. Cosa succede? Succede che se io porto il filtro dentro la retroazione, quindi all'interno del sistema di misura con le due resistenze, quello che succede è che probabilmente potrei avere un phase shift e mandare il mio sistema in instabilità. Ok? Se invece lo lascio fuori, diciamo, non dovrebbero esserci problemi dal punto di vista dei phase shift, ma cosa succede? Perdo il load transient, ok? Quindi il rischio che se il mio carico è un carico dinamico, ok? Rischio di, diciamo, rischio di perdere il controllo e la stabilità del mio carico. Quindi se il carico fa delle variazioni, me le sono giocate. Quindi qual è la scelta? Chiaramente dipende sempre da quello che dovete fare. Un consiglio che vi posso dare è di utilizzare tool come LT Spice piuttosto che LT PowerCAD di Linear che vi permette di diciamo, fare questo design a priori. Naturalmente, cosa succede se il sistema diventa instabile, come vi dicevo prima? Questo immaginate che sia il mio sistema senza il filtro. Nel momento in cui appongo il mio filtro, ecco, succede che cambia la funzione di trasferimento e quindi chiaramente il mio sistema può diventare instabile. Devo ricompensare. Cosa significa ricompensare? Andare a cambiare fondamentalmente i valori di resistenza e capacità del mio blocco di compensazione. Attenzione che c'è anche un altro trucchetto interessante. Per fare i cosiddetti phase boost, ok, quindi garantirmi già di mio una fase elevata, così che nel momento in cui vado ad apporre il filtro all'interno della retroazione, no, diciamo la fase era così elevata che anche se ho un phase shift verso il basso, non è tale da mandarmi il sistema in instabilità. Si possono utilizzare queste due capacità, ok, in parallelo a queste resistenze che mi generano questo phase boost, ok? Quindi di fatto bisogna andare ad agire in questo modo qui, aumentando, di solito si fa così, si aumenta questo valore di CT e dopodiché si riduce fino a che il sistema non ritorna stabile il valore di queste due resistenze. Naturalmente è possibile simulare tutto ciò. Io ho impastato una simulazione LT Spice con questo integrato qui, facendo una differenza con filtro e senza filtro. Il sistema è ben compensato, questo perché a priori sono riuscito a farlo in fase di progetto, quindi ho trovato, vedete, i valori di R, C e T, in maniera tale da garantirmi la stabilità anche apponendo questo filtro. Per motivi di tempo non lancio la simulazione LT Spice, ma potete tranquillamente scrivermi in privato per poterla ricevere e la posso far vedere anche in diretta. Quello che è molto importante, eccolo qua, questo è il risultato. Quindi vedete, senza filtro io ho un margine di fase di 59 gradi, una banda passante, una diciamo, frequenza di crossover che poi mi indica la mia banda del converter. La banda del converter che cosa ci dice? Ci dice la velocità di risposta del converter alle variazioni del load transient fondamentalmente del carico. Vado ad apporre il filtro e come vedete ho diminuito un po' la banda perché è shiftato sia il margine di guadagno che il margine di fase. Ma come vedete sono diminuiti veramente di poco, cioè comunque 10 kHz e
è 4 gradi. Il mio sistema è veramente molto stabile. Un'altra misura, ecco, che potete fare, e questo lo potete fare anche con un oscilloscopio, lo vedremo tra poco con Luigi questa cosa qui, insomma, la variazione load transient. Questo cosa ci dice? Anche se apponete il filtro, se voi andate a fare una variazione del gradino, per esempio io l'ho fatto variare con un carico elettronico in laboratorio dal 50% al 100% di corrente, come vedete che cosa succede? La tensione ha un undershoot, lo vedete anche qui dalla simulazione con LTSpice, ok? Ha un undershoot e dopodiché ritorna alla sua condizione iniziale. C'è un piccolo drop, ma questo è dovuto, diciamo, a un errore di misura, però torna di fatto alla stabilità. E questo ripple lo vedremo anche dopo con Luigi, questo ripple qui è di fatto pochissimi millivolt, il che significa che le oscillazioni sono quasi praticamente inesistenti. Questo è anche un metodo molto rapido che potete fare in laboratorio. Se avete un carico elettronico, fate variare la vostra l'uscita, e in modo tale da vedere che il sistema risulta compensato. Io, diciamo, ho terminato, vi lascio i nostri link a Red Expert, che è il nostro tool di calcolo per, diciamo, DC-DC converter, misure in potenza, dimensionamento delle induttanze, dei componenti ferromagnetici. Ripeto, sono sempre a disposizione per poterci sentire. Le presentazioni vi verranno inviate a fine della giornata, quindi troverete anche lì i miei contatti. Io adesso passo, diciamo, la parola a Luigi per, diciamo, fare proprio la parte pratica di misura. Vi ringrazio e per le domande, diciamo, aspettiamo la fine della presentazione. Grazie. Grazie mille Angelo per l'interessantissima presentazione. Passiamo adesso alla parte pratica, quindi andremo a fare una misura effettiva su margine di fase di guadagno su un DC-DC converter. In particolare andremo a utilizzare il nostro oscilloscopio per andare a effettuare tale misura. E in che modo andremo a effettuare la misura? Utilizzando il generatore arbitrario presente all'interno dell'oscilloscopio, il quale genererà un'armonica che verrà misurata all'inizio e alla fine del loop. Per fare ciò, chiaramente ho necessità di inserirmi all'interno del loop del mio circuito, e per fare ciò di solito si utilizza una piccola resistenza di iniezione. Una volta appunto inserita questa resistenza di iniezione, andrò tramite un trasformatore di iniezione a iniettare il disturbo nel mio circuito e ad analizzare i segnali all'inizio del loop e alla fine. Attraverso il rapporto di questo segnale potrò rappresentare il guadagno e la fase. Chiaramente, facendo sweepare l'armonica dal mio generatore, andando a effettuare una spazzolata di tutte le frequenze, riesco a plottare i grafici di guadagno e di fase del mio circuito, andando poi a poter individuare i margini di guadagno e di fase. La scheda su cui andremo a effettuare questo tipo di analisi è quella che vedrete fra poco. Qui un breve recap, ma l'abbiamo visto prima con Angelo, di come si calcolano i margini di guadagno e di fase. Quindi andremo a vedere la frequenza di crossover e la fase alla frequenza di crossover, e andremo a vedere il guadagno quando la fase raggiunge i meno 180 gradi. Dicevo, la scheda su cui affronteremo la misura oggi è quella che vedete in figura, in cui sostanzialmente vi è un ingresso, una limitazione impostata in questo caso a 12 volt, un filtro d'ingresso, poi abbiamo il power stage, tutto lo stadio di potenza gestito da questo transistor, controllato da questo integrato, e potete vedere, questo è il nostro nodo di retroazione. Cosa importante, su questa scheda è già stata saldata la resistenza di iniezione, che in questo caso è rappresentata da questa R8 da 50 ohm. Quindi quello che andremo a fare adesso per poter fare l'analisi della stabilità del guadagno d'anello è connetterci con due canali dell'oscilloscopio, in particolare su questo nodo e su questo, che rappresentano, tornando indietro alla scheda, la tensione d'uscita e l'altro nodo ai capi della resistenza, in modo tale da poter iniettare i disturbi all'inizio
e alla fine del loop. Inietteremo il disturbo tramite questo iniettore tramite questo trasformatore di iniezione, e chiaramente la scheda sarà alimentata con un power supply. Possiamo vedere adesso il setup dal vivo, grazie all'utilizzo della videocamera. Non so se è abilitata. Ok, dovreste poter vedere al vivo la scheda che utilizzeremo. Abbiamo il nostro carico, il nostro alimentatore, un carico elettronico e di fianco l'oscilloscopio per la misura. Questo è il nostro trasformatore di iniezione collegato al generatore dell'oscilloscopio, e questi sono i due canali di misura. Connettiamoci ora, grazie a Angelo, all'oscilloscopio. Come potete vedere, sono connesso tramite l'interfaccia remota via Ethernet. Vado a connettermi, ho la possibilità di controllare il pannello remoto sia tramite la parte di schermo che quella di pulsanti, e ho la funzione Body Plot dell'oscilloscopio. Come potete vedere, tutti i parametri per la gestione della misura sono a schermo, quindi ho la possibilità di selezionare la frequenza di start, la frequenza di stop, il numero di punti per decade che voglio bruttare. E cosa importante, lo vedremo più avanti, ho la possibilità di avere accesso a un numero molto elevato di punti per caratterizzare in modo molto fine il mio componente, l'ampiezza in uscita dal generatore e chiaramente quelli che sono i canali di ingresso e di uscita. Come potete vedere, li ho già impostati, quindi il mio canale di input, il mio canale 1, è connesso al nodo giallo che avete visto in precedenza, quindi subito dopo la resistenza da 50 ohm, il canale d'uscita invece è il nodo d'uscita del mio circuito. Una volta effettuate le impostazioni in modo molto rapido, posso andare a far partire una misura molto rapida. Come potete vedere, sto spazzando su una frequenza molto ampia con pochi punti, giusto per andare a vedere più o meno come si caratterizza il mio circuito. Potete vedere che in blu avrò il grafico della fase e del guadagno, e in rosso in quello della fase. Vado ora ad azionare il mio DC-DC converter e lancio la misura. In alto avete sempre la rappresentazione temporale dei due canali, in modo tale da poter anche avere un raffronto immediato su quello che sta effettivamente succedendo sul vostro dispositivo. Potete vedere che tutti i punti che andate a misurare sono rappresentati in un elenco listato in cui è presente l'informazione di frequenza, guadagno, fase e ampiezza del generatore in uscita, e ho la possibilità tramite i cursori di andare a visualizzare ora la frequenza alla quale ho il crossover. Come potete vedere, avendo solo 10 punti per decade, non ho una definizione molto elevata, però posso già dire, come si vede qui grazie al mio cursore, che la frequenza più o meno si attesterà intorno ai 5 kHz. Con un margine di fase di circa 60 gradi, quindi è un'ottima stabilità per questo circuito. Tenete conto in questo momento che il mio DC-DC converter sta uscendo a 5 volt d'uscita e sta assorbendo in ingresso 180 millivolt circa. Quello che andrò a fare adesso sostanzialmente è vado ad aumentare la corrente di assorbimento per vedere in uscita come cambia il mio grafico. Quindi vado ad aumentare il carico da prima utilizzando i carichi montati sulla scheda, e successivamente posso anche abilitare il mio carico elettronico. In questo momento abbiamo raddoppiato la corrente, quindi siamo passati a una corrente di circa 220 mA. Rilancio la mia misura per andare a vedere come si modifica. Vedete che la caratteristica del guadagno, quindi il mio grafico in blu, sostanzialmente rappresenta più o meno quello che è un filtro passa-basso a due poli, più o meno, e possiamo notare come la frequenza di crossover non sia cambiata di molto. Per andare a effettuare un'analisi, diciamo, più accurata, vado a restringere il campo, quindi vado a mettermi magari in un intorno un pochino più basso, quindi vado a mettermi ad esempio tra un kHz
e 100 kHz e aumento il mio numero di punti. Come potete vedere, ho la possibilità addirittura di arrivare fino a 500 punti per decade. In questo caso, per non dilungare troppo la misura, ce ne bastano 50. Vado a rilanciare la misura. Come potete vedere, i due grafici sono molto più dettagliati in questo modo. Ed è possibile apprezzare meglio sia la frequenza di crossover che ovviamente anche la relativa fase. Attendiamo il termine della misura. E andiamo poi a effettuare con i cursori la misura aggiornata. Come potete vedere, adesso ho un po' più di risoluzione, poiché grazie al maggior numero di punti ho la necessità di muovermi più finemente, e posso vedere che più o meno la frequenza di crossover si è spostata intorno ai 5 kHz, 5 kHz 3, 5 kHz e mezzo. Però possiamo notare che il margine di fase è sostanzialmente di quasi 54 gradi, quindi comunque abbiamo un ottimo margine di fase. Quello che andremo a vedere adesso invece è quello di cui ha parlato nella seconda parte della sua spiegazione Angelo, quindi andremo a vedere come si comporta l'uscita nel momento in cui vi è una variazione a gradino del carico. Quindi quello che andremo a fare sostanzialmente, riprendendo la presentazione, andremo a fare una misura andando a fare variare il carico a onda quadra. Quindi quello che vedremo sostanzialmente sarà, alimentando il nostro DC-DC converter, utilizzeremo due canali dell'oscilloscopio e in uno osserveremo la tensione d'uscita del mio DC-DC converter, nell'altro invece andrò a visualizzare la variazione a onda quadra del mio carico. Per realizzare e per visualizzare questa variazione a onda quadra del carico in termini di corrente assorbita, quello che farò sarà effettuare una misura in diretta attraverso una sonda differenziale ai capi di questa resistenza. Difatti la scheda poi presenta anche in uscita la possibilità di collegare non soltanto questo gruppo di carichi, che sono carichi fissi, che io tramite dei jumper posso abilitare o meno, ma anche dei carichi diciamo variabili, grazie all'utilizzo di questo MOSFET che, attivandosi e disattivandosi, mi permette la connessione o la disconnessione di quest'altro gruppo di resistenze. Quindi nel momento in cui io abilito questo MOSFET e ovviamente mantengo i jumper, ho la possibilità di richiedere più o meno corrente in uscita. Vado a fare la misura su questa resistenza di shunt, che come vedete è di un valore di 0.1 ohm, quindi molto leggera, e attraverso una lettura differenziale vado sostanzialmente a misurare e a valutare la quantità di corrente in uscita. Per far ciò, ora ritorniamo all'oscilloscopio, quindi ritorno alla modalità oscilloscopio, effetto un preset della misura, andrò ad avvalermi quindi della mia tensione, della mia sonda differenziale. In particolare utilizzerò una sonda di questo tipo, che vado a connettere al canale 4 dell'oscilloscopio, e vedete che non appena viene connessa la sonda, potete vederlo qui in blu, viene riconosciuta dall'oscilloscopio, che quindi mi va a impostare i valori relativi. Vado a connettere la mia sonda ai nodi, ai capi della resistenza di shunt, quindi 1 e 2, okay. E vado a questo punto ad abilitare il MOSFET. Ok, perfetto. Vado ora ad abilitare anche il canale 3 nel mio oscilloscopio. Disabilito il canale 1 poiché non ci interessa più. Vado a vedere dove si posiziona il mio canale 3 e vedo che ha una tensione sostanzialmente intorno ai 5 volt, che è il mio valore d'uscita DC.
Vado quindi, per andare a visualizzare meglio quella che è la risposta allo scalino, vado a impostare un offset di 5 volt per andare a vedere il ripple su questa tensione. Ah, scusate, perfetto, mi tornava. Vado a impostare 5 volt di offset in modo tale da poter apprezzare meglio le variazioni e vado a impostare il trigger sul canale 3. Andando ad ampliare la risoluzione sul canale 4, a questo punto possiamo vedere quello che è effettivamente il comportamento del nostro circuito. Quindi nel momento in cui si ha una variazione del carico, quindi ho un aumento di corrente richiesta in uscita, la tensione al nodo d'uscita fondamentalmente si abbassa, ma grazie poi alla retroazione, al meccanismo di controllo del nostro circuito, questa si va poi a ristabilizzare. Abbiamo detto che è importante visualizzare se il converter ha la capacità o meno, appunto, poi di ristabilizzare la tensione a fronte di una variazione sul carico. Quindi quello che andremo a fare è andare a effettuare una misura sulla parte, diciamo, più stabile del segnale. Quindi vado ad allargare la mia misura, vado ad allargare il mio orizzonte temporale per andare a zoomare più nella parte stabile, quindi andremo a fare una misura qui. Quindi vado ad attivare le misure e in particolare abiliterò una misura di tipo picco picco sul mio canale 3. Siccome sono interessato solamente a questa regione, andrò poi su questa misura a fare un gating e a impostare come range di interesse quello dove la tensione è più stabile. In questo modo possiamo vedere che i valori picco picco in questa regione sono di circa 35 millivolt più o meno. Quindi rispetto a una tensione nominale di 5 volt abbiamo una variazione picco picco di circa 0,5%. Quindi comunque possiamo vedere che il mio convertitore è in grado di mantenere stabile la tensione a fronte di queste variazioni di carico. Con questo direi che la parte di misura si è conclusa. Possiamo a questo punto passare alla parte di domande e risposta, per cui anche da parte mia vi ringrazio molto. Bene, ottimo. Grazie Luigi, grazie Angelo. Per questa parte di risposte e domande adesso inizieremo con qualche domanda che abbiamo ricevuto, ma ho dato a tutti la possibilità di abilitare il proprio audio. Quindi se cliccate sul vostro microfono, adesso avete l'audio abilitato e quindi potete tranquillamente fare le vostre domande anche dal vivo, se non le avete già diciamo inserite sulla chat, o comunque se vi viene più comodo farle direttamente invece di farle scrivendole sulla chat. Ok, intanto passo, ci sono un paio di domande. Una è sull'utilizzo dell'oscilloscopio per quanto riguarda il bodeplot, e quindi allora volevo sapere qual è il modello entry level che supporta il bodeplot. Sì, allora diciamo che il bodeplot, per come lo avete visto oggi, è presente su tutti i modelli di fascia media Rohde Schwarz, e in particolare l'abbiamo anche introdotto sulla versione più entry level, quindi anche sulla nostra versione RTB2000, quindi sul nostro oscilloscopio che fondamentalmente ha un range di prezzo, diciamo, insomma 1000-3000, giusto per darvi un'indicazione grossolana, su una banda che può andare dai 70 fino ai 300 MHz di diverso scaglione. Quindi l'oscilloscopio, diciamo, più entry level che possiede questo tipo di funzione è l'RTB2000.
Un'altra domanda invece un po' più tecnica sull'RTB era quello, era sul fatto se si poteva cambiare appunto la potenza durante in funzione della frequenza del sito del Bode Plot. Sì, certo. Allora, tornando indietro al Bode Plot. Ok, fatemi vedere se ho ancora il sistema connesso. Sì, quello che posso fare sostanzialmente è, andando nella funzione del generatore, ho la possibilità di profilare l'ampiezza, quindi andare a definire un tot di punti o un tot di intervalli e definire per ciascuno di essi l'ampiezza del generatore d'uscita. Perché mi è utile questo? Perché ho la necessità magari di dover iniettare un segnale non troppo elevato per non andare a saturare qualche componente durante la retroazione. O viceversa, ho la necessità magari di iniettare un segnale un pochino più grande perché magari sto andando a misurare dei valori molto prossimi a quello che è il fondo di rumore dello strumento, quindi ho bisogno di più sensibilità. Come potete vedere, una volta definiti gli intervalli, anche a grafico vi ritrovate queste scale, in modo tale da potervi sempre raffrontare su che uscita sta avendo il generatore in quel momento. Benissimo, grazie. Altra domanda, scusate anche se non è inerente alla presentazione, si possono decodificare anche bus automotive come CAN? Sì, nel senso che su questi oscilloscopi è presente chiaramente la funzione di decodifica dei protocolli, per cui possiamo vedere quelli che sono i protocolli supportati, e tra questi c'è anche il CAN. Chiaramente ho la possibilità di fare tutta la parte di trigger, decodifica, caricamento di label personalizzate e quant'altro. Quindi questo è presente sia sulla serie RTB che sulla serie RTM, RTA, che è quella che abbiamo visto oggi, e chiaramente poi anche per tutte le versioni superiori. Benissimo. Ok, ho visto un'altra domanda arrivare, ecco, si sta caricando adesso. Volevo sapere se con un Vector Network Analyzer si può fare la stessa misura. Allora, sì, nel senso che sostanzialmente quali sono di solito i difetti del network analyzer? Diciamo che normalmente partono da frequenze più elevate. L'altra questione è che con uno strumento di questo tipo, chiaramente io ho sempre il raffronto anche con la parte di analisi temporale, per cui io riesco a fare non solo un'analisi di questo tipo, ma riesco anche a vedere come si sta comportando il mio circuito, cosa che invece non riesco a fare con un vector network analyzer, o perlomeno dovrei andarmi a vedere in zero span ogni frequenza, eccetera, farmi un'analisi un pochino più complicata. Diciamo che l'utilizzo di questa funzione all'interno di un oscilloscopio è pensata per poter racchiudere in un unico strumento tutte le funzioni necessarie per andare a analizzare un componente quale DC-DC converter o elementi tipici della progettazione elettronica. E poi se posso aggiungere un'altra Sì. piccola differenza che mi è venuta in mente in questo momento, è il fatto che l'oscilloscopio parte da DC. Esatto. Ah, l'avevi detto, forse mi era sfuggito a me. No, non c'è problema. Diciamo che Ah, ok, fondamentalmente, scusa. ecco, il grosso vantaggio è Scusami. chiaramente, come potete vedere, qui sto partendo da 100 Hz, ma posso arrivare fino a 10 Hz. Chiaramente posso arrivare a valori che solitamente nei VNA non si trovano. Ok, scusami se non se l'avevi No, non perso. Ok. Perfetto, io in questo momento non vedo altre domande. Vi ricordo che appunto se non volete scrivere ma volete chiedere direttamente potete abilitare il vostro microfono e farla direttamente, quindi possiamo anche aprire se volete una discussione. O altrimenti io vi ringrazio. Ok, io vi ringrazio molto per la partecipazione. Adesso stavo guardando che stavano arrivando altri, ma sono ringraziamenti, quindi io ringrazio ulteriormente. E anche Angelo, Luigi, Gianmarco per chiaramente la collaborazione ed aver partecipato all'organizzazione e alla realizzazione di questo seminario. Quindi grazie a tutti ancora e alla prossima direi. Grazie a tutti. Grazie mille a tutti, buona giornata.
Grazie a tutti, buonasera.